Siamo con Stefania Grasso, fotografa vincitrice di numerosi premi e pubblicazioni di fotografie paesaggistiche indoor a livello nazionale e internazionale, con un sito www.stefaniagrasso.altravista.org ricco di immagini e racconti, con menzioni sul National Geographic, su Vogue sezione Natura. Ma in questo caso parliamo un po' come l'anno scorso della Val Tournanche con i suoi colori, la quattro stagioni. L'anno scorso aveva avuto un enorme successo e quest'anno c'è una nuova produzione, quindi una video proiezione di te, Ha detto il mio cuore, che andrà in scena, che verrà appunto, andrà in scena il 13 di agosto a Cervinia, all'ufficio guide e a Val Tournanche il 17 agosto, nella sala del consiglio, sempre alle 17:30. Ecco, salutiamo Stefania Grasso, quindi ecco, Ciao a facciamo un tutti. po' di così di entriamo un po' nell'argomento. Quindi sappiamo che ormai da anni frequenti la Valle d'Aosta, e da quanto tempo collabori con il comune di Val Tournanche? Come è nato questo rapporto, che ormai è consolidato ormai da anni, diciamo? Sono ormai una ventina d'anni, anche di più, che frequento la Valle d'Aosta, in modo particolare Cervinia, da quel Ferragosto del 1994, quando mio padre mi disse che mi avrebbe portato a vedere una montagna bellissima, e difatti così è stato. Il Cervino, lui che lo ha scalato, anche se dal versante svizzero. E la prima foto che ho fatto è stata proprio nella località del campetto di Cretaz, al cospetto di meravigliosi fiori rosa. E lui, da appassionato di fotografia di montagna, mi ha sempre dato dei buoni consigli su come scattare le migliori foto. E poi anche negli ultimi tempi della sua vita gli ho sempre promesso che avrei portato avanti questo lavoro, e così è stato. E la collaborazione con il comune di Val Tournanche inizia nel 2015, è una storia bellissima che tuttora prosegue. È nato tutto per puro caso su Twitter, una mattinata molto fresca dedicata ai 150 anni dalla prima scalata del Cervino. Con tanti fiori, io amo moltissimo mettere come cornice i fiori. E avevo messo queste foto su Twitter, taggando il comune di Val Tournanche, la sindaca di allora, la signora Deborah Camaschella, e tutto il suo staff. E loro sono stati e sono tuttora gli amici più preziosi che abbia, e sono stati loro che mi hanno lanciata proprio in Valle d'Aosta. E tuttora, anche attualmente, con l'amministrazione corrente, questo bellissimo rapporto di amicizia prosegue un po' con tutti. Una posizione che in qualche modo si ricollega con le precedenti che hai realizzato. Sì, esattamente. Il tema centrale è sempre la natura, che si rinnova nella fotografia di anno in anno. Nel 2015, appunto, avevo fatto questa proiezione dedicata ai colori della Val Tournanche. È stato per me un onore inaugurare la serata dedicata ai colori proprio con questa videoproiezione. Nel 2017 poi ho collaborato ad alcuni progetti dedicati alla sicurezza e alla prevenzione in montagna, sempre con delle immagini. E poi alla fine del mese di dicembre avevo realizzato una videoclip su tutta la Val Tournanche e le varie frazioni in veste candida, intitolandola appunto Candida Val Tournanche. Da qui mi è venuta un'idea: perché non fare proprio tutte le stagioni della Val Tournanche nel corso dell'anno? E così è nata appunto l'idea della videoproiezione, le quattro stagioni della Val Tournanche, con sottofondo la musica di Vivaldi, le quattro stagioni. Grazie.
Il nuovo lavoro appunto si chiama Di te ha detto il mio cuore, col significato cosa puoi dire di questa nuova produzione fotografica? Di te ha detto il mio cuore? Beh, semplicemente perché quando ci sono delle emozioni così intense, così profonde, bisogna proprio lasciare aprire il proprio cuore, bisogna lasciarlo parlare. E a me capita così tutte le volte che mi trovo davanti al Cervino, riflesso nel lago blu oppure intrecciato tra i rami autunnali. E penso che sia stata molto fortunata ad essere stata accolta in questo luogo con così tanto calore e così tanto amore. E quindi è il cuore che deve raccontare tutte le emozioni che lo fa proprio attraverso questo titolo nuovo della proiezione di Te ha detto il mio cuore, una proiezione che inizia con una parte un po' più lenta e soffusa, ondulata, dedicata principalmente alla frazione Brenga di Valdolonanche e a Cervinia, tutto in una veste floreale. E tutto questo è accompagnato dalla danza slava di Dvorak, opera 72, numero 2. E la parte successiva, più dedicata alla spiritualità della frazione Promindo, quella piccola chiesetta, e poi ai colori notturni dei mercatini dell'Epifania, proprio nel centro di Val Tournanche, e poi sul finire, sempre il regno del Cervino, le Royaume du Cerven, con tutti gli animali, le meraviglie del creato, poi le frazioni di Champlève, di Chesnaye. Sono accompagnate dalle musiche di Borodin, il quartetto d'archi numero 2 con i vari movimenti. Di questi movimenti il più importante è proprio il notturno che ha dato fama all'opera e che verrà appunto interpretato nella parte terza, dove ci saranno queste luci soffuse che immortalano tutti i mercatini di gennaio così magnificamente allestiti. Il finale però è una sorpresa, non ve lo svelo, parla proprio del cuore. Io avevo intrecciato una serie di cuori sulla neve, li avevo tracciati con la racchetta ed è una cosa che coinvolge davvero tutti quanti, tutti coloro che mi hanno dimostrato così tanto affetto. Quindi il finale è una sorpresa da vedere. Ecco, tra l'altro appunto il Cervinia, le stagioni del Cervinia sono state protagoniste di una prima esposizione nella città di Vercelli, quindi finalmente hai fatto qualcosa anche a Vercelli, Vercelli si è Sì. ricordato comunque ecco, della tua capacità fotografica. Come ti sei trovata e come è andata questa mostra che si è praticamente chiusa? Forse c'è ancora un piccolo, forse Sì, diciamo, la prolungamento. mostra si è chiusa proprio mercoledì scorso, c'è stata una piccola Una proroga. proroga, infatti. E io non avevo mai esposto a Vercelli fino ad ora, ho trovato questa location rappresentata dal ristorante Trovatore, dove il signor Guido Zamara ha subito accettato con molta disponibilità e ospitalità, ha accolto questa idea con molto entusiasmo, in modo tale che la gente potesse degustare ottimo cibo, anche tipico della cucina piemontese, e vedere nel frattempo le varie cornici, tutte rappresentate da un colore per ogni stagione. E mi sono trovata molto bene con il signor Zamara e spero che questa idea che c'è stata lanci una base per progetti futuri nella città di Vercelli. Ecco, qui abbiamo un libro, appunto, Servizi e sensazioni di viaggio, un tuo libro. Ecco, vuoi parlarci di questa pubblicazione? Ecco, Sì. questo è molto, molto interessante. Sensazione di viaggio è un piccolo manuale che è dedicato alla natura. E anche la fotografia in alcuni musei, abbiamo molto l'arte, in questo caso a Milano e a Venezia. Descrive le sensazioni provate, i ricordi, il rifugiarsi ad esempio nell'immensità del mare, in un tramonto, nella magia della montagna e nella raffinatezza delle opere d'arte per sfuggire al dolore e alla sofferenza. È disponibile su Amazon, sia in versione multimediale, in ebook, al prezzo di 13,90 euro e di 10,90 euro, mentre sul cartaceo, la versione cartacea è disponibile al prezzo di 15,60 euro. Ecco, tu parlavi tra i viaggi che c'erano, quindi questa sensazione di viaggio, parlavi di Venezia e Val Tournanche è proprio approdata alla Biennale di Venezia. Ecco, come è successo questo un po' insolito, insomma, che nel mare, nella laguna ci sia Esatto, la sì. montagna, ecco, anche se forse non è proprio del tutto, diciamo, Ma sbagliato proprio per guarda, la complementarietà della natura. a Londra esiste una fondazione che si chiama World of Art Magazine che si occupa di divulgare le principali bellezze artistiche grazie alla collaborazione di artisti, non solo fotografi, che provengono da diverse parti del mondo.
Valorizza principalmente, chiaramente, le opere d'arte di Venezia, di New York, di Londra, di Parigi con le loro gallerie principali. Però il tema corrente in questo volume era la luce, quindi lo splendore, la raffinatezza, la bellezza. Io, trovando così tanta pace e ispirazione dai mercatini dell'Epifania del 2019 a Valtournenche, ho proposto queste foto. E ho avuto ragione a proporle perché hanno avuto subito successo, infatti queste immagini sono state inserite nel volume 2 dell'estratto 8, che è una pubblicazione che al momento qui in Italia non si trova, si trova nei maggiori bookshop e poi verrà distribuita anche online. E è stata un'emozione fortissima vedere la piccola Valtournenche, che tanto amo, nel cospetto di queste città molto belle come Venezia, New York, Londra, Parigi. Non solo Cervinia, parlavamo appunto di Vercelli, anche Vercelli su un'applicazione multimediale dedicata alla cultura con un tuo servizio sulla Magna Carta, anche sul lago di Verona, Pralormo, insomma tutte le località piemontesi che hanno avuto diciamo, l'onore di essere premiate in California, a Santa Barbara, in una rassegna internazionale di artisti contemporanei e in diversi contest organizzati da Aperto Gallery, sempre nel sud della California. Ecco, di cosa si tratta questa Sì, iniziativa, allora, questo? dopo questo successo di Valtournenche, che appunto è stato presentato alla Biennale di Venezia recentemente, ho trovato un'applicazione su Instagram che si chiama Musei The App, si occupa principalmente di musei italiani, e avevo proposto, con un testo da me tradotto in inglese, poi ovviamente rivisto dagli specialisti del settore di questa applicazione, avevo proposto appunto un breve portfolio dedicato a Gualabicchieri, alla Magna Carta e al suo lascito nella mostra che si è tenuta con successo recentemente presso l'Arca. E per l'occasione Vercelli è entrata così a far parte dei più importanti siti di arte in Italia. A mio giudizio Vercelli lo merita, perché Vercelli in Piemonte, dopo Torino, è la città che ha sicuramente un prezioso patrimonio artistico, grazie alle opere del Cardinale. Se vediamo la Basilica di Sant'Andrea, il suo splendore in questi 800 anni che l'hanno contraddistinta. E questa applicazione mi ha proposto ulteriori collaborazioni future anche su altri siti di arte, non solo in Piemonte, anche un po' in Italia, un po' dappertutto. Fa piacere comunque constatare che in un periodo in cui la cultura è sempre più tralasciata, ci siano sui social delle applicazioni che mostrino ancora interesse per queste cose e cerchino degli artisti che siano in grado di valorizzare appunto l'arte in generale. Per quanto riguarda la California, sì, ho avuto diversi riconoscimenti recentemente. Allora, mi sono trovata un pomeriggio nuvoloso a Cervinia, dietro casa mia, nel bosco di Cielo Alto, a girare un po'. Il Cervino non si vedeva quel giorno, ma fortunatamente con me avevo una Nikon con una lente adatta alla macrofotografia. Combinazione, passeggiando per puro caso, ho visto due farfalle amoreggiare su un fiore in maniera così romantica che ho colto l'attimo proprio con questo teleobiettivo. Ho presentato questa fotografia al contest di Apero Gallery Captures ed è stata premiata nel catalogo del mese di maggio. Stessa cosa su Apero Gallery, sono riuscita a ottenere dei riconoscimenti sempre con i contest rispettivamente Harmony e Warmth, armonia e calore, con una foto di tulipani verdi a Pralormo e con una folaga sul lago di Viverone che si gode gli ultimi raggi del sole in un contesto del lago, quello che è molto sublime, soffuso e romantico. La semplicità dei luoghi piccoli, come questi del Piemonte vicino a noi. Nella semplicità dei luoghi piccoli si rivela la grandezza delle cose, la serenità, quelle cose che piccole alla fine diventano veramente grandi, immense. Ecco, ritornando ancora come sempre alla Valtournenche, ti sei dedicata anche ai ritratti degli abitanti, i Vautournens, Sì, giusto, no? sì, Quindi. sì, sì. A Valtournenche a fine settembre c'è una manifestazione classica che conclude la stagione estiva con la discesa del bestiame dagli alpeggi a Fondovalle, tradizionalmente conosciuta come Desarpa. E qui si ha l'occasione proprio per cogliere i volti degli allevatori,
degli abitanti della montagna nei loro vestiti, nei loro abiti tradizionali. E poi abbiamo fatto anche dei ritratti tra di noi amici, comunque sono dei ritratti, la location più bella è sempre quella del Lago Blu, perché il Cervino lì si riflette dentro, ma anche sulla neve vengono bene. Infatti alcuni ritratti sono stati esposti in mostre multimediali a Londra per la rassegna Art Addiction, sezione Fashion. Ecco, sempre il Cervino, tu stai illustrando la Bibbia attraverso il Cervino e chi è che appunto è amico di Facebook e segue la tua pagina e già da un po' che appunto si è annotato diciamo, questo Sì, abbinamento, c'è ecco, è molto interessante anche questo, come mai? un salmo che dice, un versetto, Leo, quanto sono grandi le tue opere, Signore. E infatti le opere del Signore sono davvero grandi e il Cervino, secondo me, è la manifestazione assoluta della presenza di Dio. Dio si manifesta in lui, nella sua visione, più che in ogni altro luogo. Quindi, secondo me, i salmi, credenti o meno che siamo, rappresentano una sorgente infinita di amore, i libri dove l'adorazione di madre natura è sublime nella maniera più assoluta. Progetti futuri, dopo, come se non bastassero già queste Ma iniziative che sono davvero molto ampie e sicuramente interessanti. Vercelli vuole continuare a fare qualcosa, magari anche sulle risaie, sul birdwatching, che è una tecnica fotografica che pratico molto, soprattutto nella zona di Praroro. Vorrei riproporre anche le stagioni del Cervino, magari anche in qualche location all'aperto. E ho anche realizzato lo scorso 31 agosto una videoproiezione dedicata alla Varsesia, dal titolo Itinerari Varsesiani, che ha avuto come accompagnamento le musiche di Viotti. È stata fatta a Varallo, nella frazione Valmaggia. E penso che questo si possa riproporre, io spero. E poi vorrei scrivere un altro libro, questa volta dedicato interamente alla Val Tournanche per i suoi abitanti. Spero proprio di riuscire nel mio intento nel futuro. Quindi ringraziamo Sfene Grazie. Grasso appunto per questa intervista e per questi interessanti spunti della sua attività che a breve appunto sarà di nuovo in pista, soprattutto ricordiamo quella a breve, è stato giro di posta, quindi la videoproiezione di te ha detto il mio cuore che andrà in scena a Cervinia il 13 agosto alle 17 all'ufficio guida e poi con replica poi a Val Tournanche il 17 agosto alle 17:30 nella sala del consiglio, a seguire la veglia con gli antichi mestieri, musica e cucina tipica valdostana. Quindi ringraziamo Stefania Grazie, Grasso. arrivederci.